buongiorno. Buongiorno, benvenuti alla presentazione della partnership tra Modena Volley e Tech Aerolab. Avete visto in 3 minuti condensata un po' quelli che sono i tanti aspetti che affronta ogni giorno un'azienda che si sposa con una realtà del nostro territorio. Buongiorno a Paolo Moscatti, presidente di Tech Aerolab. No, siamo per le coppie di fatto, noi. Buongiorno al nostro presidente Katia Pedrini. Buongiorno ad Angelo Lamalfa, responsabile marketing e comunicazione di Tech Aerolab. Buongiorno al nostro direttore generale Andrea Sartoretti. Buongiorno ad Erwin Engapè, il giocatore di Azimut Modena Volley. Partiamo subito dando la parola al nostro presidente Katia Pedrini per una breve introduzione di quello che è una nuova e importante partnership. Buongiorno a tutti, sì, una nuova e importante partnership, soprattutto perché il settore manifatturiero è una delle grandissime eccellenze di questo territorio. Parliamo tanto di ceramiche, di maglieria, di in realtà per quanto riguarda le tecnologie tutta una certa zona della provincia rappresenta un'eccellenza al mondo. Questa è una, quella di Tech Aerolab è una storia particolarmente interessante e vicina, perché io non ne conosco i dettagli, ma nasce da una visione, probabilmente c'era anche un po' di sogno in quel momento. Paolo Moscatti ha giocato 3 anni nella Panini, quindi ha fatto anche molto altro nella vita, e una progettualità e un'idea di futuro, quindi è un piccolo laboratorio che invece è diventato un faro, e quindi una storia vincente di forte volontà e che in qualche modo può assomigliare anche al percorso che stiamo facendo noi nella pallavolo, chiaramente, insomma. E mi è piaciuto anche il fatto che il presidente è sempre stato un nostro grande tifoso e diciamo un po' alla volta la condivisione profonda dello spirito di quello che può insieme fare vincere una squadra che è riproponibile in tantissimi aspetti della vita in generale, e quindi averli oggi al nostro fianco per Modena Volley è un triplice successo. C'è il fatto che dopo averci conosciuti ci abbiano scelto, il fatto che ancora un'eccellenza del territorio si avvicini a noi, il fatto che siano un'azienda così rivolta a quello che è il futuro e il mondo del lavoro in generale. Quindi grazie Paolo. Grazie per queste belle parole, grazie. Parola al presidente Paolo Moscatti. Non ho presentato anche la nostra mascotte, il CE, presente. Vabbè, è conosciuto all over the world. Unanimemente riconosciuto come la nostra mascotte. Prego, presidente. Beh, questa partnership nasce da un percorso ben preciso che vede la passione all'ultimo posto. Cioè, c'è stato all'inizio proprio, c'è un'esigenza aziendale di promuovere il proprio brand e di legarlo al territorio, di testimoniare che teniamo molto questo territorio nonostante l'azienda negli ultimi anni sia cresciuta molto al di fuori di questo territorio. Volendo fare un'operazione di brand e volerla legare a un qualcosa che rappresentasse bene la nostra azienda. Noi abbiamo in azienda un forte spirito di squadra. Qual è lo sport che esalta lo spirito di squadra? La pallavolo.
E allora perché Modena Volley? Potrei dire semplicemente perché Modena Volley è la pallavolo. In realtà ciò che ci ha convinto ad avvicinarci maggiormente a questa società sono stati anche i valori espressi dalla Presidente Fedrini in diverse occasioni. Quando per esempio parla di responsabilità sociale, come il fatto che una società sportiva, ma anche un'azienda, non appartiene a chi ne detiene le quote, appartiene a tutti gli stakeholders, e chi ne detiene le quote, la ministra, ne avrà i vantaggi se riesce ad amministrarla in modo proficuo o ne coprirà le perdite, ma l'appartenenza è di tutto il territorio, di tutti gli stakeholders. E questo è un valore che accomuna il nostro modo di dirigere l'azienda e il modo che ho intuito essere nel progetto di Modena Volley. Questa è la reale motivazione a questa partnership. Grazie Presidente, dai la parola a Angelo Romalco, responsabile di comunicazione e marketing. Sì, grazie. Sì, come è stato anticipato dal dottor Moscatti, avevamo effettivamente questa necessità di rendere maggiormente visibile il nostro marchio, il nostro brand, sia all'esterno della società, attraverso nel territorio, ma anche all'interno verso i nostri collaboratori, per creare sempre maggior senso di appartenenza. E effettivamente l'occasione di questa partnership molto basata su dei valori importanti ci permette di sviluppare, di fare delle iniziative di marketing all'interno dell'azienda con i nostri collaboratori. Effettivamente avremo alcune occasioni, grazie alla disponibilità dello staff di Azimut Modena Volley, di organizzare queste iniziative che permetteranno effettivamente a noi di Tech Eurolab di essere veramente partecipi in questa collaborazione, in questa che noi pensiamo essere un'avventura che possiamo portare avanti per tutta la stagione. Cercheremo di stare a fianco della squadra per quanto possibile, insomma. Bene, Andrea Sartoretti. Un saluto anche da parte mia. Rinnovo anche io la grande soddisfazione di questa partnership. Mi piace molto questo slogan per vincere insieme. Siamo due società ambiziose. Bello anche dal punto di vista grafico, bravi. Bravi. Sì, proprio bello. Società che hanno, come hanno detto entrambi i presidenti, fanno dello spirito di squadra la grande forza. E ho avuto anche il piacere di vedere l'azienda di Tech Eurolab e si respira proprio quest'area all'interno da loro, e secondo me ci sono tante situazioni che ci accomunano, e credo che questo slogan alla fine, con i valori che abbiamo e con quello che proponiamo in campo, ci accomuni ancora di più. Quindi sono molto contento e molto soddisfatto per la nostra realtà, che insieme abbiamo costruito questo percorso e questa strada che mi auguro anche possa essere di esempio anche per tante altre realtà. Grazie Paolo, grazie a te Carola. Grazie. E poi loro si sono conosciuti da ex giocatori. È vero. Infatti stiamo pensando di giocare anche, è un po'. Tutt'altro livello. Naturalmente, come vedete, già si sponsor. Tech Eurolab è posizionato in un punto strategico della maglia, un punto importante della maglia di Azimut Modena Volley, che ha esordito bene nelle due amichevoli, ma come dice coach Rado Stoicev, esatto, quindi domande relative alla partnership. Abbiamo sempre della Paola, che comunque il pallavolo se ne intende quanto ha inciso anche le prospettive di risultato che vedi nella squadra in questo vostro investimento, che comunque è un investimento importante, il posizionamento di questa azienda. Non vorrei deluderti con la risposta, ma ha inciso niente, nel senso che se fosse stata allestita per ragioni economiche una squadra che doveva
affrontare il campionato con spirito di salvezza, noi ci saremmo stati ugualmente, perché i valori sono più importanti del risultato che si ottiene sul campo, anche se siamo tifosi vorremmo vincere. Cioè, non c'è una... questo lo si rispetta a quello che dice il posto che abbiamo fatto. Luca Muzza di Volvo, dottor Boscati, qual è per voi questo vincere insieme, qual è però il target, qual è il punto di arrivo di questa sponsorizzazione per voi, questa partnership? C'è un aspetto che ho detto di rafforzare la conoscenza del brand soprattutto sul territorio, e sul territorio Modena Volley cioè non c'è bisogno di dire. Ma poi voglio portarmi a casa anche un risultato al nostro interno. Cercherò di fare in modo che i miei collaboratori vengano a vedere più partite possibili, perché devono capire veramente cos'è lo spirito di squadra. Perché anche nel nostro lavoro non c'è nessun ingegnere che sia in grado da solo di risolvere la problematica di un cliente. Deve ricorrere ai propri colleghi, da chi gli taglia il pezzo, a chi gli prepara, gli fa una preparazione, a chi gli dà un consiglio. È squadra, è lavoro di team, come avviene probabilmente in molte aziende, e questo è un risultato che vorrei portarmi a casa, che questi ragazzi, questi atleti, questi campioni potessero anche insegnare ai miei cosa vuol dire giocare assieme. E vorrei, da ex panchinaro, permettimelo, si capisse che anche chi non scende in campo durante la settimana ha fatto un lavoro micidiale, si è sobbarcato dei pesi, delle fatiche nel tentativo di mettere in difficoltà quelli che poi scenderanno in campo per vincere, e quindi si vince insieme. Se posso, per il dottor Lamanta, visto che si occupa di marketing e comunicazione, il dottor Buscati parlava di area di intervento sul nostro territorio, ma voi come azienda avete un mercato anche straniero, anche estero, sugli italiani? Sì, fondamentalmente noi collaboriamo. I nostri clienti sono praticamente delle realtà industriali di primo livello nei settori automotive, nei settori aerospace e appunto aerospace aeronautico, e fondamentalmente sono clienti che hanno respiro internazionale, quindi con sedi in Italia, ma ovviamente con appunto tutta la prospettiva internazionale, o viceversa con sedi all'estero, che si rivolgono a noi per risolvere i loro problemi appunto in ambito materiali e nell'ambito dei loro processi e delle loro problematiche nei componenti. Quindi fondamentalmente il nostro approccio, per forza di cose, è internazionale, perché i nostri clienti sono di quel tipo, insomma, quindi il nostro target è qua. Oltre alla partnership, che sembra sia stata spiegata molto bene, infatti, molto esaustivo, con la passione che piace anche a Modena Valle, no, Presidente, bisogna di capire che c'è tanto sale. Lo chiedi, di passione. Cioè, ha parlato di sogno prima il Presidente Pedrini. Allora, tutto nasce da un sogno, e devi avere un sogno davanti, e inseguire il tuo sogno, la passione nasce e si manifesta, direi. Poi abbiamo il vin, che non è un sogno, cioè, è anche un sogno delle volte. Mi hanno detto che hai fatto un sognare anche domenica un po'. Hai fatto qualche colpo da sogno. Per entrare anche nell'ambito sportivo, Erwin, benvenuto anche a te. Torneo di lungo spirito di squadra, due amichevoli, un vivo, una con Perugia, nemmeno un set perso. Il coach Stoicev ha detto: non ripartiamo come se nulla fosse successo. Due amichevoli però sono stati due amichevoli importanti. Sì. Avevamo un po' di dubbi, perché siamo allenati poco tutti insieme, Bruno è arrivato poco tempo fa, quindi avevamo un po' di dubbi, quindi abbiamo messo obiettivi molto personali di non sbagliare, di provare a sbagliare il meno possibile, ci siamo tutti impegnati sui nostri obiettivi, e alla fine abbiamo trovato
un livello di gioco abbastanza bene, molto, molto rapido, quindi abbiamo portato i risultati a casa, però come l'ha detto Rado, tutte le squadre non hanno automatismo, noi forse le abbiamo trovate molto veloce, però il weekend prossimo sarà un'altra storia, sarà molto più dura, però andiamo lì con molto concentrazione per far bene. Partenza della squadra prevista per giovedì pomeriggio, lascio la domande ai colleghi giornalisti. Quanto è stato facile ritrovare la palla di Bruno? E secondo me avevamo tutti un po' di dubbi, no? Perché Bruno è arrivato tardi, abbiamo fatto poco allenamento, però invece lui, più di noi, è lui che ha trovato tutti gli attaccanti molto veloce, è stata una grande mano, perché secondo me all'inizio dell'anno, quando soprattutto il palleggiatore arriva tardi, fai fatica a trovare automatismo, invece Bruno l'ha trovato molto veloce. Invece ha parlato di panchina in partita, come lo hai sentito? Arado è una persona che odia perdere, che fa tutto per vincere e che alla fine, anche se sembra molto freddo, molto riservato sulla panchina, io era il primo torneo con Rado e l'ho visto molto carico, l'ho visto molto vicino alla squadra e soprattutto prova a dare, cioè, dà veramente una mano a tutti quanti e questo secondo me ha aiutato molto la squadra, perché non avevando gli automatismi tutti, il fatto che lui stava molto vicino a ognuno di noi e siamo riusciti a avere un buon livello per un primo torneo. Però tutti i pezzi di ricambio a Rado e degli ammessi te che euro. Un robot. Quindi anche te, se vuoi, una rosatina te la danno. Però lui ha dimostrato di stare bene, perché si dice che non sta bene, ha attaccato al 73%, 74%. Diciamo le percentuali di attacco, hanno detto che è muro difesa, però le percentuali di attacco interessanti. Sì. Interessanti. Come stai? No, sto bene. Da quando sono arrivato ho fatto tanta cosa per la schiena e finalmente adesso, cioè, ho fatto 2 mesi con il male di schiena e questa settimana è proprio la prima settimana in 2 mesi dove non sento dolore, quindi sto molto bene. Dovevo tornare a casa, qua. All'inizio, nella prima intervista che hai fatto quest'anno, ormai i giocatori sono sempre presenti nelle presentazioni, diciamo, legate alla partnership. Tu hai detto, con Bruno e Rado una cosa in comune, nessuno dei tre dorme se si perde, se noi dormiamo solo se... Come ti sembra quel motto, quel claim per vincere insieme? No, questo è proprio, cioè, la parola giusta. C'è, come l'ha detto sempre Katia, era una cosa che non si poteva fare secondo tutti, e invece siamo noi tre qua per vincere. Poi con la squadra per vincere tutti insieme, sì, c'è qualcosa di molto, molto bello, e comunque nello sport può succedere di tutto. Anche nella vita. Sì. Mai dire mai. Bene, allora direi, faccio giusto 2 parole, Katia, per la conclusione, possiamo fare lo scatto tutti insieme. Volete che ci alziamo per fare le foto? Sì, oppure... E bene? Andiamo a fare le foto.